Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti su Recensito. Oggi parliamo di un accessorio per aumentare le prestazioni della nostra moto supersportiva e aumentarne sicurezza e affidabilità. Stiamo parlando dei dischi Brembo Racing Supersport. Sono un prodotto intercambiabile a quello originale, montato sulle moderne moto sportive. Sono dischi di tipo flottante, ovvero la fascia frenante in acciaio martensitico termicamente trattato, che ha uno spessore di 5,5 mm, è accoppiata alla campana in lega di alluminio ricavata dal pieno per mezzo di 10 nottolini di trascinamento. Cosa è importante segnalarvi? Che i dischi Supersport sono adatti a lavorare sia con le pinze di serie, sia ovviamente con le Brembo Racing. Ma non è finita qui, perché la gamma si amplia con l'introduzione del nuovissimo T-Drive. Cosa lo distingue dai dischi Supersport? Sicuramente il tipo di accoppiamento fascia campana, che è senza nottolini. Questo consente la trasmissione della coppia frenante in maniera più efficace, migliorando la resistenza agli stress termomeccanici. Perché vi diciamo questo? Il sistema T-Drive permette la flottanza sia radiale sia assiale, ma non solo. La mancanza di nottolini si traduce anche in una riduzione di peso, a tutto vantaggio della guidabilità. Inoltre, su questo prodotto, notiamo una fascia frenante più bassa e fori di diametro differenziato. Non dimentichiamoci infine che quelli che vedete e che vi auguriamo acquisterete sono gli stessi dischi utilizzati anche nel mondiale Supersport. Per concludere, il prezzo: 249 euro più IVA a disco per i Supersport e 299 euro più IVA sempre a disco per i T-Drive. Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, vi aspetto alla prossima puntata di Recensito. Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti a Recensito. Dovete sapere che è un sandwich di più materiali. La vestibilità è piuttosto stretta, ma addentriamoci nel dettaglio. Quali sono le caratteristiche principali? Infatti pesano circa un terzo in meno rispetto alle batterie tradizionali. Vanta diverse accortezze e soluzioni che solitamente troviamo su giacche di fascia più alta. Si nota poi il sistema di ritenzione a cinghia con doppio anello.